Chelsea e Sassuolo sul cerchio di centrocampo che si stringono con le dovute distanze le mani e sono pronte con il lancio della monetina per vedere chi sarà la formazione a battere la prima palla in avanti in questa sfida e vedremo chi ne uscirà vincitore. In causa in questi primi attimi di partita per impostare, ma Sabatini al lancio lungo, bella la soluzione a trovare il numero 3 Rovertini pensa al cross con il mancino, poi l'effettua con il destro, la palla che viene allontanata di testa, ma ancora la pressione importante da parte del Chelsea che va alla conclusione con Sabatini, risponde subito presente Gianluca Villani che si allunga e fa sua la sfera con le mani, ma subito in avanti Sabatini, pericoloso per il Chelsea da parte di Rovertini che ha tentato di inserirsi tra le linee, la palla che viene deviata in calcio d'angolo e sarà proprio il numero 3 Rovertini con il piede destro a battere questo corner, la palla dietro, lo schema per Sabatini che la incespica un po' alla conclusione, poi è nuovamente Villani che con la mano di richiamo riesce a togliere la palla da sotto la traversa, molto attento ancora il numero 1, nuovamente tenta con un pallone in verticale che non trova però nessun compagno pronto a raccoglierlo, l'opportunità ora tra i piedi di De Francesco che nuovamente fa buona guardia, poi la conclusione svettata da parte del numero 6 del Sassuolo, bellissimo il tiro di Puoti con la palla che finisce la propria corsa in fondo al sacco ed è 1-0 per il Sassuolo. Allora ancora una conclusione e questa volta è attentissimo Danilo Giuliani che con due mani toglie la palla da sotto il 7, un'opportunità però ancora molto importante per il Sassuolo. Calcio di punizione affidato al numero 9 Sabatini, bellissima la conclusione, forse un pelino troppo col corpo all'indietro, ma la palla che sibila alta sopra la traversa, buona comunque l'opportunità per il Sassuolo. Calcio di punizione ancora per il Chelsea, Sabatini è stato pericoloso già una volta e infatti alla seconda prende le misure in maniera adeguata e segna la rete che vale il pareggio del Chelsea. Allora è stata ristabilita la parità fra le due squadre, bellissima la conclusione da parte di Sabatini su punizione, finisce tutto e torna per riuscire a togliere un po' di ansie dalla difesa del Sassuolo che stava, come in questa occasione, rischiando qualcosa. La conclusione di Aragona e ancora una volta Villani che si estende e fa terminare con un tocco la palla direttamente in calcio d'angolo, ma grandissima ancora una volta la risposta del numero 1 che salva i suoi dopo una disattenzione. Calcio d'angolo in favore del Chelsea, la palla battuta centrale, una serie di rimpalli, la conclusione ancora Villani che continua a superarsi azione dopo azione, questa volta con la mano di richiamo sotto la traversa toglie una palla ormai certa di finire in fondo al sacco e ancora grande risposta per lui. Aragona nuovamente a ringhiare molto bene, poi il servizio sulla corsia di destra, la svirgolata di un difensore che però riesce a mettere fuori tempo Sabatini che non arriva per la conclusione per il tap invincente. Ora sarà solo rimessa per il Chelsea ancora con Aragona, la possibilità, lo spazio per il numero 9 che va alla conclusione, Sabatini, la palla che si abbassa all'ultimo ma ancora Villani che risponde presente tra i piedi del numero 1 Villani che pensa al lancio lungo, lo effettua a trovare De Francesco, bellissima la sponda con il petto, l'opportunità ora sulla corsia di destra, una finta, la conclusione e la traversa presa da De Francesco che aveva iniziato questa azione, la voleva concludere al meglio, sfortunato però il numero 9 del Sassuolo e allora il match che riprenderà con un rinvio dal fondo, ma bellissima azione del Sassuolo. 3, la palla che rimane lì, Sabatini tenta di farsi spazio, lui sì che vuole concludere, ora con il mancino Sabatini e ancora è guerra aperta con Villani, entrambi si stanno superando questa sera, per ora la meglio il portiere, fuori ancora dalla difesa del Sassuolo, ma Rovi con il numero 4 ne torna in possesso.
cerca poi la palla in avanti dove arriva Rovertini ancora per Sabatini, all'ultimo il colpo di tacco di Sabatini, se la ritrova lì ora sul mancino, la conclusione con il destro e l'arbitro non fa battere il calcio d'angolo perché è finito il tempo e allora si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1 fra Chelsea e Sassuolo. Match che riprende con il Sassuolo a muoverlo grazie a De Francesco che va ora centrale, la palla per Cuoti, un'apertura, poi si va centrale per Aragona, bella la palla ancora per Sabatini che finta la conclusione sulla porta sul mancino, allarga da tutt'altra parte, il controllo, ancora la palla messa nuovamente in mezzo, rimane lì una serie di rimpalli e poi il numero 5 Poggi tenta verso la porta, un'incomprensione con Sabatini e la palla che finisce fuori vicino al palo, bella e importante l'opportunità per il Chelsea. Alla giocata al Chelsea con il match che riprende ora. L'invito per Rovertini che va a centrare dalle parti di Sabatini, elude la marcatura e il numero 9 ancora una volta vede benissimo lo specchio della porta e insacca il gol che vale il sorpasso da parte del Chelsea. Grandissima azione soprattutto a livello di movimento da parte di Sabatini che poi non manca l'appuntamento con il gol. Ora il numero 9 Sabatini, il possesso però che finisce tra i piedi dei giocatori del Sassuolo sarà probabilmente una delle ultime azioni con De Francesco che si incarica della battuta, lascia lì a Ottaviani che chiama Sepuoti, il numero 6 che nel primo tempo ha già trovato la via del gol, vediamo se in questi ultimi istanti può continuare a essere decisivo, bello il servizio in avanti, poi attenzione perché c'è un calcio di rigore in extremis per il Sassuolo. Calcio di rigore affidato ai piedi di Mauro Neri, il numero 4, che dopo questo tiro decreterà o i calci, anzi tempi supplementari, infatti molto probabilmente con il numero 4 che sigla il gol che vale il pareggio, le due squadre che ora si trovano nuovamente sul risultato di parità. Match che ha ripreso, saranno i tempi supplementari a decidere l'esito di questa sfida, ricordiamo che in caso di parità anche dei tempi supplementari sarà il Chelsea a passare, allora il Sassuolo dopo aver raggiunto la parità deve ora trovare anche il vantaggio. Incaricato della battuta di questo calcio di punizione ancora il numero 9 pensa alla conclusione ma non c'è più tempo ed è il Chelsea a passare contro il Sassuolo al termine anche di questi supplementari. Alla fine la parità l'ha fatta da padrona, ma il Chelsea passa e le due squadre hanno comunque offerto un buon calcio. Entrambe non si sono risparmiate e alla fine però è la squadra inglese ad averla meglio.